E allora eccoci nuovamente in onda, vado a salutare l'ospite che è Alfredo Grotta, responsabile della Fondazione Luigi Einaudi, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti e soprattutto grazie per l'invito. E allora ci siamo incontrati circa un mese fa perché abbiamo realizzato un approfondimento che parlava del nostro paese e soprattutto dei confini. È stato un convegno molto interessante, ma purtroppo si parla di problematiche. No, fa piacere che è stato interessante, ma in questi mesi abbiamo provato un po' a dare dei contenuti, no, a quella che è la Fondazione Einaudi in Abruzzo, soprattutto contenuti chiaramente liberali che si basano anche nel mettere a confronto quelle che sono le idee diverse su questi temi, no? Ormai viviamo attanagliati dalle guerre che ormai hanno dilaniato non solo l'Europa, ma adesso i conflitti si stanno allargando. Abbiamo ritenuto giusto approfondire questi temi anche a quelle figure che siamo soliti guardarle in televisione, e anche dando l'opportunità agli abruzzesi, ai teramani, anche di rivolgere domande a questi ospiti, anche un po' per provare a capirci di più, per provare anche a stimolare il dibattito nel nostro territorio. Oggi viviamo un momento particolarmente complicato, cioè le democrazie liberali sono costantemente messe in crisi, no? Se noi pensiamo che l'anno prossimo, anzi quest'anno, perché nel 2024, 4 miliardi di persone sul nostro pianeta andranno al voto, ma tante di queste persone, pensiamo alla Russia e l'Iran, non vivono all'interno di democrazie liberali, ma di democrazie finte, no? Perché la democrazia liberale è laddove vengono riconosciuti i diritti delle minoranze, dove vengono riconosciuti i diritti alle opposizioni, mentre invece in questi paesi gli antagonisti politici vengono uccisi oppure muoiono in Sembra a circostanze. volte vivere nei film, quando ci vengono Esattamente. raccontate, soprattutto nei telegiornali, negli approfondimenti che vengono fatti dai tanti inviati che vivono il contesto politico di quei territori, sembra una cosa assurda, cosa che noi purtroppo non conosciamo per fortuna, ma il problema è che ne parliamo troppo poco, perché sembra una cosa talmente tanto lontana, ma poi non lo è. Ci sono delle questioni che noi diamo per scontate, Esatto. no? Cioè la libertà come un diritto ormai acquisito, sacrosanto, scontato, e per fortuna che nel mondo occidentale è così, ma tante persone ancora non la riescono a vivere a pieno, no? E tra l'altro oggi è una giornata anche, questi giorni sono decisivi e importanti, perché per esempio negli Stati Uniti oggi è messo in dubbio il contributo all'Ucraina. Non dobbiamo mai dimenticarci che la battaglia dell'Ucraina, se l'Ucraina difende la propria incolumità fisica, singolarmente e autonomamente, però Difende anche i confini dei nostri confini? l'Ucraina difende soprattutto i confini della libertà, del liberalismo, della capacità di un popolo di autodeterminarsi. Questo è lo spirito liberale, questo è lo spirito con il quale tutti noi dobbiamo essere vicini al popolo ucraino, e anche al governo ucraino, che sta combattendo una battaglia che è anche per la difesa della democrazia e per la libertà in Europa e in Occidente. Lei ha parlato di liberalismo e proprio state portando avanti questa scuola di liberalismo. Sì, la scuola di liberalismo è uno dei punti all'ordine del giorno della Fondazione Einaudi italiana, perché la scuola di liberalismo è nata lì, viene realizzata a Roma, a Napoli, in Sicilia, e stiamo creando le basi per realizzarla anche in Abruzzo, provando intanto a stimolare il dibattito su questi temi che dopo verranno affrontati nella scuola di liberalismo. Cioè abbiamo parlato di giustizia sia con Carlo Nordio, quando ancora non diventava ministro, ne abbiamo parlato con Giuseppe Benedetto, insomma, con il libro sulla separazione delle carriere. Abbiamo parlato di libertà civili, di diritti civili, ricordando per la prima volta in Abruzzo e a Teramo la figura di Marco Pannella. Abbiamo parlato anche di ambiente, abbiamo parlato di parità di genere, no? Perché abbiamo
abbiamo realizzato un momento di confronto anche su quelle che sono le donne manager, sia nelle aziende pubbliche che nelle aziende private, per cercare anche di comprendere quelli che possono essere gli strumenti per affrontare in maniera costruttiva quella che è la battaglia di genere. Questi sono i temi che andremo ad affrontare e approfondire con la Fondazione. Lei ha parlato del ministro Nordio, in questi giorni si discute tantissimo della questione dell'abuso d'ufficio, sì, no, c'è chi ovviamente dice no e chi ovviamente dice sì, ma poi i numeri sono diversi. Ma anche su questo tema io penso che bisogna fare poca demagogia e attenersi ai fatti ai dati e ai freddi numeri, no? Che oggi ci restituiscono per esempio quelli del 2021, dove ci dicono che ci sono state 5.500 persone indagate per il reato d'abuso d'ufficio e questi procedimenti si sono conclusi con 27 condanne, quindi significa che inevitabilmente qualcosa non funziona, cioè il reato di abuso d'ufficio o va riformulato o va abolito, anche perché dal punto di vista dei pubblici amministratori è bilaterale, cioè viene da sia dal da amministratori di centrodestra che di centrosinistra la comune volontà di abolire questo reato, che ad oggi, più che garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione, che è la ratio per la quale è stata pensata, oggi l'unica cosa che garantisce è l'immobilismo della pubblica amministrazione. E questo poi comporta problematiche di tutti i tipi? Ma certo, comporta come conseguenza proprio quello che gli amministratori pubblici hanno la cosiddetta paura della firma, e l'eventuale abolizione, chi promuove l'abolizione non è che vuole salvare non punire i corrotti e andare a vantaggio della corruzione, ma vuole semplicemente che il pubblico amministratore eletto e scelto dal popolo possa svolgere il proprio ruolo in maniera tranquilla, consapevole chiaramente che se dovesse compiere un danno per la pubblica amministrazione sarà punito, ma con una formulazione della norma che garantisca sia l'imparzialità della pubblica amministrazione, ma anche la diligenza nell'adempiere il proprio ruolo. A me piace parlare sempre delle nuove generazioni. La Fondazione in questo contesto cosa sta facendo? Ma intanto stimolare il dibattito su questi temi significa anche richiamare a una politica che non si fermi semplicemente agli slogan. Oggi perché le giovani generazioni fanno fatica ad avvicinarsi alla politica? Perché la vedono poco aderente alla realtà, che è poco corrispondente a quella che è la realtà che vivono tutti i giorni. Oggi viviamo una politica di slogan, oggi il politico è quasi più un influencer dai contenuti vuoti che non un rappresentante del popolo in grado di fotografare le problematiche esistenti e di individuare soluzioni per risolvere queste problematiche. Questa è la ragione per la quale secondo me oggi i giovani fanno fatica ad avvicinarsi, e anche quando si avvicinano se ne allontanano immediatamente. Viviamo un momento abbastanza particolare e anche difficile, perché veniamo da una pandemia, ci sono le guerre, ci sono tante problematiche. Vedere anche tutto quello che succede a livello mondiale ci preoccupa. Questo non sta creando pure uno stop, perché poi nei telegiornali sta diventando, si fa polemica anche sulle cose piccole. Ma dai valori bisognerebbe sempre cercare di ripartire, e chiaramente alcune questioni che vediamo imperversano nei nostri telegiornali, no? Cioè il caso Ferragni, no? Non fanno altro che distogliere su quello che dovrebbero essere i reali obiettivi di una classe dirigente, che poi classe dirigente non è solo politica, ma parliamo di qualsiasi livello imprenditoriale, sociale, datoriale, sindacale. Dovremmo cercare di concentrarci su quello che è il momento storico che stiamo vivendo, tralasciando alcune cose che succedono e definendole semplicemente gossip e lasciarle andare.
2024, lei diceva prima, è un anno molto importante. Quali sono le prossime iniziative della Fondazione? Ma la Fondazione ovviamente adesso dovrà definitivamente dare il via, avendo ormai preparato il terreno per la scuola di liberalismo, sarà questo il momento di riflessione più importante, il momento di confronto più importante, sulla scia di quello che è il modus operandi della Fondazione Einaudi, cioè non semplicemente raccontare qual è il nostro punto di vista, ma mettere a confronto idee diverse sul tema, così come lo abbiamo fatto sulla guerra nell'ultimo convegno realizzato, così come lo abbiamo fatto dal punto di vista della giustizia, così come lo abbiamo fatto dal punto di vista della parità di genere, provando ad offrire soluzioni diverse ad un problema comune. Allora, lei oltre a essere il responsabile della Fondazione Einaudi in Abruzzo è anche il vicepresidente della Ruzzo Reti, comunque un contesto molto importante per il nostro territorio. Parliamo di numeri, perché comunque negli ultimi anni la Ruzzo ha fatto quel cambio di passo che era stato più volte annunciato. Ma sì, questo è iniziato qualche anno fa, perché la Ruzzo Reti era un'azienda in grande crisi nel 2016, quando io sono arrivato, era un'azienda anche sull'orlo del fallimento, si parlava di concordato, così come poi altre aziende che gestiscono il servizio idrico integrato in Abruzzo hanno fatto. Insomma, andare in concordato significa anche minare a quelle che sono le fondamenta del sistema economico che ruota attorno ad un'azienda che comunque fattura 50 milioni di euro all'anno in maniera autonoma, e l'indotto produce cifre che sono 5, 6, 10 volte anche superiore a questo fatturato, dà lavoro a 300 persone, quindi significa minare davvero le fondamenta di un sistema economico cittadino e provinciale. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato tanto su questo, ristrutturando l'azienda dal punto di vista organizzativo, e oggi ci troviamo un'azienda che dal punto di vista del conto economico chiude inutile, che dove i costi del personale scendono di anno in anno, i costi per i servizi scendono di anno in anno pur mantenendo una qualità elevata, no? Guardiamo i depuratori di ultima generazione realizzati lungo le coste, pensiamo all'ampliamento del potabilizzatore, la Ruzzo Reti. Quindi ha investito tanto, cioè per arrivare a questo punto in un momento di difficoltà avete fatto la cosa opposta, nel senso investire per rilanciare un intero settore. Sì, questo un plauso va fatto alla nuova struttura organizzativa, perché è stata in grado di intercettare finanziamenti, e quindi grazie anche a questi finanziamenti, a questi investimenti, oggi ci ritroviamo un'azienda che non si spaventa né dal punto di vista della sicurezza e della salute delle nostre acque, non si spaventa neanche dal punto di vista della carenza idrica, perché avendo investito sul potabilizzatore, anche sull'innovazione tecnologica. Sull'innovazione tecnologica delle reti, oggi noi ci troviamo a guardare con ragionevole sicurezza anche a quel cambiamento climatico che apporta quelle conseguenze negative che noi oggi, grazie a questi investimenti, siamo in grado di gestire. E poi comunque sarà la provincia di Teramo, quindi la Ruzzo, un importante strumento per tutta la regione, perché la fortuna che la Ruzzo ha è proprio quella della riserva idrica. Sì, la riserva idrica assolutamente sì, ma il potabilizzatore sul quale andranno investiti oltre 50 milioni di euro andrà a beneficio non solo della provincia di Teramo, ma anche di quella di Pescara. Parliamo del potabilizzatore di Montorio. Il potabilizzatore di Montorio Alvomano, che riuscirà a supportare non solo la provincia di Teramo, ma anche la regione Abruzzo, la provincia di Pescara e di Chieti, che durante i periodi di magra soffrono principalmente. Questo è stato a lungimiranza da parte della regione Abruzzo, e la Ruzzo Reti si è messa a disposizione del governo regionale per poter portare a compimento questo importantissimo risultato. Quindi comunque nel 2024 inizieranno i lavori per questo potabilizzatore? Sì, nel 2024 verrà bandita la gara, e insomma, speriamo che si possa concludere nel 2024 in maniera tale che già dopo
dopo l'estate possa in qualche maniera iniziare il percorso che porterà a raggiungere l'obiettivo. Io la ringrazio per essere intervenuto, per aver fatto con noi un po' un quadro di argomenti anche diversi, però l'obiettivo quello di pomeriggio è quello di portare all'interno degli amici telespettatori più informazioni possibili. E spero di essere stato utile al riguardo. Sicuramente ci rivedremo nei prossimi mesi, grazie mille quindi grazie. Ad Alfredo Grotta, responsabile della Fondazione Luigi Einaudi e vicepresidente della Ruzzo Reti. Amici, adesso cambiamo totalmente argomento perché ci gustiamo una pillola di Adriatica Cabaret.